Quest'anno con la legge sulla buona scuola si è istituito questo percorso di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno già realizzato questo percorso e oggi diciamo, raggiungono il traguardo, il giorno finale, sia la consegna degli attestati. Ma io voglio dire più che altro che questo percorso di alternanza scuola-lavoro si inserisce in un complesso migliore di istruzione, nel senso che con la buona scuola si dà questa possibilità, questo percorso è già stato istituito, però il tutto deve contribuire a far sì che i ragazzi possano diciamo, inserirsi nel mondo del lavoro in maniera migliore, in maniera più facile. E a questo proposito la scuola devo dire che è già aderito a un programma fisso che significa formazione e innovazione per l'occupazione. La nostra scuola è una delle poche in Sicilia che diciamo, ha aderito, ha sposato questo progetto e da qualche anno, in particolare quest'anno, abbiamo istituito proprio lo sportello di placement per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere la realtà produttiva del territorio e quindi dare possibilità alle aziende di conoscere le competenze dei ragazzi. Quindi quando le aziende selezionano i candidati sanno già dove vanno diciamo, a pescare. Così dica se per i ragazzi riescono a sapere quelle che sono le esigenze delle aziende. Il tutto diciamo, che serve a mettere in moto diciamo, questa procedura di alternanza scuola-lavoro, che poi, diciamolo pure, in Italia ancora questa fase duale non è assolutamente, non si è realizzata, mentre in Germania, in Svizzera, in Austria è già in atto. E questo consente una diminuzione della disoccupazione. Che significa il sistema duale? Significa che i ragazzi fanno alcuni giorni di scuola e altri in aziende. Quindi consentono di acquisire delle specializzazioni. Quando escono con un diploma professionalizzante e quindi contribuisce alla diminuzione della disoccupazione.